Il mare e la navigazione ci regalano continuamente emozioni straordinarie. Emozioni fatte di gioie dopo le privazioni, le sofferenze e le incertezze nei momenti difficili. Ma cosa spinge un uomo ad affrontare il mare in tempesta? Temperature polari, onde alte come palazzi, le privazioni. Beh, per molti è scoprire l'ignoto, una ricerca di se stessi. Per molti altri invece è solo un lavoro. Alla fine è una questione di soldi. Il primo incontro con una barca a vela l'ho fatto grazie a mio padre, che mi ha portato, che mi portava sul lago tutte le domeniche su un Flying Junior. Era anche un modo per stare insieme. Ma quella è la barca su cui ho imparato a timonare, su cui ho imparato le prime regole di come si può sfruttare il vento per andare da un posto all'altro. Crescendo ho capito che quella era la mia strada e questa passione è diventata un lavoro. La prima cosa importante che ho fatto è stata quella di fare un bellissimo viaggio verso i 18 anni, facendo quasi un barca stop. Sono andato alle Baleari, ho incontrato un signore americano che doveva andare ai Caraibi e gli ho chiesto un passaggio. Una volta ai Caraibi sono stato qualche mese lì e ho trovato un altro signore spagnolo che mi ha riportato indietro fino alle Azzorre. A quel punto avevo 18 anni, ero un giovane pieno di speranze, ma ero anche un marinaio con un'esperienza oceanica alle spalle. Ed è così che ho trovato la mia strada. I marinai che pescano nelle gelide acque del mare di Bering fanno uno dei mestieri più pericolosi del mondo. Ci imbarcheremo sulle loro navi, seguiremo la loro lotta quotidiana contro gli elementi.